Il Mare in Terrazza, un ristorante per tutti in una location magnifica, vi augura una buona giornata e vi aspetta questa sera per cena. Buongiorno da Sara Santini. Torna la festa castellana a Scapezzano. Da domani a domenica, appuntamento con la 26esima edizione della rievocazione storica dell'arrivo e la presa di potere di Scapezzano da parte del suo nuovo capitano e signore Masseo De Cavalcanti de Pistoria. La manifestazione è organizzata dal Circolo Acli Belvedere con il gruppo storico La Castellana di Scapezzano e il patrocinio del Comune di Senigallia. Si parte venerdì alle 18 con l'allestimento, come tutti e tre i giorni, degli accampamenti, dei giochi medievali e degli antichi mestieri. Alle 19 poi l'apertura dei punti ristoro. Dopo cena diverse le iniziative tra incontri, spettacoli e la rievocazione storica. Appuntamento alle 19 di domenica per il Palio dell'Oca. A Castelleone, all'Anfiteatro Romano di Suasa, serata in musica con il coro filarmonico Rossini che interpreta i grandi musical. Appuntamento sabato alle 21.15. L'evento è organizzato dalla ProSuasa in collaborazione con l'amministrazione comunale ed il patrocinio di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura. Il coro filarmonico Rossini, diretto dal maestro Federico Raffaelli, propone un repertorio che spazia dalle grandi opere sinfonico-corali alle opere liriche, dalle composizioni popolari e folcloriche ai musical più famosi. La biglietteria aprì alle ore 20. Ed è possibile prenotare il posto via mail all'indirizzo prosuasa@gmail.com. Venerdì ricorre per la città di Ostra un importante anniversario, quello della liberazione dal dominio nazifascista, avvenuto il 26 luglio del 1944, esattamente 80 anni fa. La frazione di Vaccarile fu invece liberata il 3 agosto. Venerdì la sezione Ostrense dell'Ampi ricorda la liberazione locale e rende omaggio agli uomini e alle donne che si sono spesi per la libertà. La commemorazione, patrocinata dal Comune di Ostra, prenderà il via alle ore 18.30 al Cippo, il luogo dedicato ai tre partigiani ostrensi, Pietro Brutti, Amedeo Galassi e Alessandro Maggini, dove verrà deposto un mazzo di fiori. I festeggiamenti continueranno alle 21.15, sempre in Piazza dei Martiri, con il concerto Carosello della fanfara dei bersaglieri delle sezioni di Iesi e Ostra la Marmora. E chiudiamo con lo sport. La notizia è ufficiale. Gianmarco Petitto è il nuovo primo allenatore della pallacanestro Golden Gas Senigallia. Il coach ha firmato un contratto annuale. Insieme al general manager Luigi Giacomelli, ora l'allenatore sta già lavorando sul roster dei giocatori che scenderanno in campo nel prossimo campionato. Per tutte le notizie, viveresenigallia.it.